Lascio la parola al sottosegretario Stefania Craxi per portare il saluto del Ministero degli Affari Esteri. Desidero in primo luogo ringraziare il coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale, appassionato promotore e sostenitore di questa campagna, con il quale collaboriamo attraverso la direzione cooperazione e sviluppo da diverso tempo. Vorrei illustrare brevemente, col vostro consenso, le ragioni del nostro appoggio a questa campagna, cui non sono naturalmente strani i legami di amicizia e collaborazione con gli amici del CIPSI, ma che soprattutto si ispira alle principali linee della politica estera italiana. In primo luogo, consideriamo che riconoscere i meriti delle donne africane significhi anche rivendicare il loro pieno rispetto dei diritti e la partecipazione in condizioni di uguaglianza allo sviluppo dei propri paesi. Vorrei sottolineare l'impegno profuso in questi anni dall'Italia a favore del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali nella loro accezione più vasta e più profonda. Mi limito a ricordare la battaglia a guida italiana per la libertà di religione e la lotta alle discriminazioni per motivi religiosi, o quella per l'abolizione delle mutilazioni degli organi genitali femminili. Un impegno che ha ottenuto un significativo riconoscimento con la rielezione dell'Italia al Consiglio dei diritti umani per il periodo 2011-2014, con 180 consensi su 181 voti espressi dall'Assemblea Generale. Un successo straordinario che ci riporta al Consiglio dopo solo un anno di assenza e che vede premiati i nostri sforzi per contribuire a una politica internazionale che non sia solo guidata dal realismo, ma che tenga conto dell'aspettativa di milioni di persone ad un mondo più giusto e più rispettoso ai diritti della persona. La natura e la forza delle sollevazioni popolari, di sottolineo popolari in Nord Africa, ci ricordano che questa è la strada da seguire. In secondo luogo, la campagna si inserisce in quella che noi possiamo definire una nostra priorità Africa. L'Africa è per l'Italia da sempre un imperativo etico di solidarietà, ma anche un investimento strategico per rafforzare i legami in tutto campo con paesi essenziali per disegnare un orizzonte comune di sicurezza, di pace e di prosperità. Penso all'immigrazione, che potremo controllare solo creando nei paesi di provenienza condizioni economiche e sociali tali da offrire un futuro di speranza, in particolare ai giovani, alle giovani generazioni. Penso alla sicurezza internazionale, perché la lotta al terrorismo passa anche attraverso una prospettiva di giustizia sociale, di progresso civile, che sia alternativa vera al fanatismo, all'estremismo, al rancore. Penso all'Africa come opportunità e quindi alla possibilità di ampliare i nostri rapporti di cooperazione economica e commerciale in mutuo beneficio, le cui solide premesse possono anche essere messe attraverso la cooperazione allo sviluppo. Penso infine alle stesse relazioni politiche internazionali, perché la visione italiana del multilateralismo, in particolare di quello ONU, mette al centro la necessità di conciliare le aspirazioni nazionali a posti e posizioni di rilievo sull'impegno concreto per la pace e lo sviluppo. Infine, abbiamo dato sostegno a questa campagna perché essa è perfettamente in linea con l'impegno profuso da tempo dal nostro Ministero degli Esteri nel settore dell'empowerment delle donne africane e più in generale nelle tematiche di genere. Le linee guida strategiche della cooperazione allo sviluppo italiana per il triennio 2011-2013 confermano l'uguaglianza di genere come una delle priorità orizzontali dei nostri programmi. Numerosissime sono state negli anni le iniziative promosse in questo ambito, a quelle di stampo tradizionale incentrate sull'emancipazione femminile, si sono aggiunti poi progetti nuovi con importanti ricadute sulla condizione e sull'autonomia delle donne, come quelli a tutela della salute materna e infantile, per l'assistenza ai minori in difficoltà, per la scolarizzazione, per la promozione della microimprenditorialità. Ho accennato prima alla tematica delle mutilazioni genitali femminili. È noto l'impegno personale
del ministro Frattini e di tutta la Farnesina per sostenere la campagna per arrivare a una risoluzione ad hoc presa dall'Assemblea delle Nazioni Unite sulla messa al bando di una pratica che lede l'integrità fisica della persona e ne offende la dignità. Le donne africane hanno nelle loro mani i destini del continente, la loro impronta in tutti i campi, dalla cura della famiglia alla crescita dei figli, all'assistenza degli anziani, all'imprenditoria, è ciò che ha reso possibile sopravvivenza e progressi anche in condizioni difficilissime. I tempi sono maturi per un gesto simbolico che ne valorizzi e riconosca l'impegno, spesso silenzioso ma costante e diffuso. A questo mira la campagna che avete presentato oggi e per quale il sostegno del governo italiano, vi prego di credermi, è incondizionato. Come sapete, il ministro Frattini ha firmato la lettera di candidatura per il comitato per il Nobel lo scorso febbraio, ma non ci siamo limitati a questo. Ricordo la presentazione alla stampa della campagna presso la Camera dei Deputati nel marzo 2010 e il coinvolgimento attivo della nostra rete diplomatica per sensibilizzare i governi stranieri e le opportune sedi internazionali sulla specifica valenza che attribuiamo alla tematica e a questa candidatura. Questa stessa conferenza, mi piace ricordare, quella di Bruxelles di 2 giorni fa, sono state rese possibili nell'ambito di un progetto di educazione allo sviluppo cofinanziato dalla nostra cooperazione denominato L'Africa cammina con i piedi delle donne, che per 12 mesi vedrà il coinvolgimento della società civile, dell'università, degli enti locali verso l'obiettivo di far conoscere il ruolo essenziale ma spesso ignorato delle donne africane nello sviluppo del continente. So che tra gli ospiti di oggi ci sono numerose donne africane affermate, impegnate a livello internazionale o che ricoprono cariche politiche. Voi rappresentate tutto ciò che le donne africane possono e devono poter diventare. Spero che questo percorso iniziato, che abbiamo iniziato a intraprendere insieme, si possa concludere con il risultato che tutti noi ci attendiamo. In caso contrario, avremo comunque combattuto insieme una giusta battaglia.